Si è conclusa a Maratea la decima edizione delle Giornate del Cinema Lucano, Premio Internazionale Basilicata, una kermesse cinematografica diretta dal patron Nicola Timpone, che quest'anno ha raggiunto l'apice per la partecipazione di pubblico e per la caratura degli ospiti presenti. Attori, registi e addetti ai lavori sono stati premiati con opere del maestro orafo Michele Affidato, che ha avuto il compito di realizzare una scultura raffigurante il Cristo di Maratea, con alla base una pellicola cinematografica che lega appunto il mondo del cinema al simbolo della cittadina lucana. Premio internazionale Sofia Loren! Il momento di maggiore emozione nel corso della manifestazione si è avuto nella serata finale con la premiazione di Sofia Loren, icona del cinema mondiale e simbolo dell'Italia del riscatto nel dopoguerra. L'attrice, divenuta leggenda in tutto il mondo con capolavori come La Ciociara, oltre ad essere l'unica italiana ad avere vinto ben due premi Oscar, ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera realizzato da Affidato. Un momento. Sul palco del Teatro del Mare dell'Hotel Santa Venere, Sofia Loren, intervistata dal direttore del TG1 Andrea Montanari, ha raccontato tutta la sua carriera, lanciando anche un messaggio per i giovani, invitandoli a lavorare tanto per realizzare i loro sogni. A Sofia Loren è stata conferita la cittadinanza onoraria della città di Maratea direttamente dal sindaco Domenico Cipolla per essere stata l'incarnazione del riscatto dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, rappresentando un paese laborioso, affascinante e bello. A Sofia Loren è stata consegnata una creazione del maestro Affidato, il Teorema 2.0. La bellezza e l'eleganza riescono a creare un teorema perfetto, commenta Affidato. Per questo un'opera nata nella terra di Pitagora non poteva che avere una musa come Sofia Loren. Un'altra statuetta è stata consegnata a John Landis, artista che ha contribuito a scrivere la storia del cinema mondiale, leggendario attore e regista di veri e propri cult come Una poltrona per due, The Blues Brothers e del videoclip di Thriller. Tra i tanti ospiti presenti durante la serata anche Fabio Rovazzi e Achille Lauro. Sono giorni di fermento anche in Calabria, dove è già entrato nel vivo il Magna Grecia Film Festival, per il quale Affidato realizzerà le ormai famosissime colonne d'oro, che saranno assegnate anche quest'anno a personaggi del cinema italiano ed internazionale. Tra i premiati di quest'anno anche uno dei registi più famosi al mondo, Oliver Stone.